Questa volta mi serve la massima concentrazione. Nessuna distrazione. In bocca al lupo! Lo sai che non mi lascio mai intimidire da nessuno. Ferma. Non voglio che ti succeda niente di male, quindi non provare ad avvicinarti. Uccidetela! Mi piace, Amanda. Davvero. Cosa stai facendo? Allontanati da lì! Sono venuta per questo. Non ha davvero senso. Possiamo farlo insieme. Funziona solo una volta. E tocca a me. Thank you.
sei tu? Mamma, sono Lara, tua figlia! Cosa? Cosa vuoi fare, mia figlia? Non toccare la spada! Non può farti alcun male! Avanti, estrai la spada! Cosa? No! Mamma! Mamma, ascoltami! Presto! Esploderà se non tiri fuori la spada! Oh mio Dio! No! Questi anni a prendermela con me stessa, invece sei stata tu! Tu l'hai uccisa! Uccisa? No, non è morta! È andata dove sarei dovuta arrivare io, dove saresti potuta arrivare anche tu! Cerca di spiegarti meglio, ti posso assicurare che te ne farò pentire amaramente! Ti ho detto di tirare fuori la spada, te l'avevo detto! Dove? Via! Madre! Avalon! Non è un mito, non lo capisci? Non potrei mai capirlo. Sto sprecando il fiato. Da questo momento, ogni tuo alito di vita è un mio regalo. Per anni mio padre ha creduto che mia madre fosse ancora viva. È questo che l'ha tenuto in vita. E io l'ho sempre combattito. Alistair, vai subito al British Museum. Chiamami quando arrivi. Vestiti bene, stare lì per un bel po'. D'accordo, mi preparo. Zip, chiama il professor Eddington al laboratorio di Cavendish. Organizza un incontro. Lo farò. Cosa devo dirgli? Digli che mio padre aveva ragione su tutto. E forse siamo ancora in tempo per fare qualcosa.